nuovissimo video. Sono molto contenta di girare questo video in particolare perché sarà un video su tutti gli acquisti che ho fatto in questo periodo. Prima tappa è stata quella da Marco Moreo, che è un negozio che c'è qui nella mia zona. So che ha 3 punti vendita sparsi per l'Italia. Vende tante marche, tra cui la mia marca preferita, ossia Subdued. Ah, ok, questa non c'entra con Marco Moreo. Vabbè, questa è una maglietta che ho comprato dai cinesi in realtà. No, tutte le cose che ho preso sono in velluto, la maggior parte delle cose, perché amo il velluto e cercavo le cose in velluto da una vita. Infatti questa è stata la prima maglietta che ho preso nel vellutino viola, un vinaccia più che viola, molto molto bella. Mi piace un sacco il taglio che ha, perché è un taglio a barca, si chiama, mi pare, che si intravede un po' la spalla. Non è né crop top né niente, ma semplicissima, mi piace tantissimo. E iniziamo quindi con la roba di Subdued. Primo capo, che è il capo top di questa, di questi acquisti. Bomberino, che lì sembra un colore... Questo rosa antico molto forte. Ho sempre avuto per le giacche colori abbastanza neutri. Questa qua è molto bella perché è portabile. Infatti spero presto di farvela vedere con diversi outfit. Anche col jeans sta molto bene. Non è molto imbottita, non tiene molto caldo, però la sua particolarità è proprio quella di essere figa, quindi sì, se vuoi essere figa devi anche soffrire e morirai di freddo, non importa dove tu stia, se ci sono 40 gradi all'ombra o se ci sono meno 7 al sole. Ma questa mi pare che è costata 40 euro 50, non mi ricordo. Sempre da Subdued questa camicetta fichissima, che sarebbe una camicia di cotone normalissima, ma la sua particolarità sta proprio nella stampa, che ha questi quadrettoni molto minimal. Ho preso una S, non c'erano altre taglie e per fortuna mi sta, però avrei preferito una taglia, almeno una taglia più grande, se non due, perché mi piace vestire abbastanza largo e questa secondo me stava da Dio, quasi come vestitino. Quest'altro capo invece è semplicissimo, diciamo che sono andata molto sul basic, a parte il bomber colorato. Questa è una semplicissima t-shirt grigia, grigio antracite, molto scura, un grigio particolare, molto vintage, molto bellino, e il taglio invece qua è a V, sembra quasi una maglietta intima da uomo, ed è grande, abbastanza grande, anche questa mi sta larghina. Non è proprio lunga, infatti non è neanche un crop top, diciamo che è lunga giusta, con jeans a vita semi alta ci sta da Dio. L'ho presa apposta perché questi jeans stavano benissimo con quella maglietta, anche con la camicia, insomma con tutto. Questi jeans sempre lì li ho presi, e questi qua sono una taglia 29, perché io porto la 42 44, ho i fianchi abbastanza grandi, larghi, e le cosce molto molto cicciotte, ho le cosce abbastanza grosse. Il jeans è fatto abbastanza bene, abbastanza leggerino, e la fine di questi jeans è tagliato. Sono a vita alta e non hanno poi per il resto, non hanno tipo usure o robe varie, tagli, sono semplicemente skinny, vita alta, bellissimi, e mi piacciono un sacco come mi stanno, perché tra tutti quelli che ho provato questi sono quelli che mi stavano meglio. Poi sono andata alla Golden Point perché cercavo da una vita le calze a rete, però a trama larga, cioè proprio a rete larga, perché le ho piccole, la trama fitta, queste qua sono una trama un po' più larga, mi piacciono tantissimo, le ho pagate 9 euro, non ricordo. Andando avanti poi sono andata da Tally Whale perché c'erano già alcune cose scontate anche lì. Questo cappellino stupendo, anzi quasi quasi, ecco, io direi che adesso posso continuare a fare video così. È bellissimo, è di raso, con un unicorno bellissimo, guardate, mi piace tantissimo, la scritta I'm real, sono vero, esisto. Adesso mi direte perché la mia passione è veluto parte 2. Infatti la prima cosa che vi faccio vedere è questo vestitino, che è praticamente cucito insieme, le spalline sono cucite con le spalline del pezzo sotto. È una maglietta a maniche lunghe con questa retina, se potete vederla da voi che è trasparente. Sopra invece c'è questo vestitino bellissimo, è veramente semplice, però nella sua semplicità ha quel non so che mi ha attirato e ho detto ok, lo devo prendere perché mi piace un sacco. E dato che mi piaceva così tanto, ho voluto prenderla anche nella versione grigia, perché secondo me è anche più elegante, più, non lo so, mi piace anche in grigio, lo trovo molto spaziale, mi piace tantissimo, e quindi sì, non potevo lasciarmelo scappare. Questi due sono costati 30 euro l'uno e lo potete ancora trovare, credo, spero, da Tally Whale. Poi, rimanendo in tema spaziale, ho preso quest'altra shirt, però a quasi crop top, scusatemi se la sistemo perché l'ho provata in negozio e l'avevo lasciata così com'era. 15,99, invece è così come la vedete, metallizzata un po'. Sì, metallica, molto figa. L'ho pensata appunto questa sotto con, cioè scusate, con sotto o un reggiseno tipo in pizzo, quasi a corsetto, che non ho. Quindi nella mia immaginazione ho pensato una roba del genere. Oppure
con una cosa che vedrete dopo, che quando l'ho pensato ho detto, oh mio Dio, devo andare a trovarla. Andrea ha acceso la sua lampadina e ha detto, ok, so dove andarla a prendere. Quindi... poi, questa qua invece è una giacchettina stile bomber, cioè tipo il taglio è quasi come se fosse un bomber, però è proprio una giacchettina leggera. Tutta in velluto minaccia con delle toppe bellissime, con una letterina, il punto di domanda e il punto esclamativo e una scritta qua con Troublemaker e un fiore in mezzo. Un po' uno stile diverso dal solito, quindi perché no, bisogna cambiare ogni tanto. E questa costa la bellezza di 35,99. Questa invece, che è costata 12,99, se posso appunto, se mi ricordo vi dico i prezzi così sapete magari se volete andarla a prendere quanto costano, è un'altra maglietta trasparente, sempre in questo materiale che non ricordo come si chiama, con scritto Nude and Rude. La scritta è fatta tipo in vellutino molto morbida. Molto bella, mi piace come mi sta e carina anche da tenere con magari sotto una salopette, infatti l'ho provata con sopra una salopette, purtroppo anche lì le salopette a me non stanno bene perché le fanno tutte con i jeans sotto larghi. Altra t-shirt particolare in velluto, questa qua nude, e ditemi se non è pazzesca, cioè è bellissima, io l'adoro. Questa qua costa 12,99 e c'è scritto Send Nudes. E niente, anche questa è simile all'altra, molto larga, veste molto largo. Ultimo capo di Tally Whale, ma non da meno, assolutamente, questo è costato molto di più, non era scontato, 50 euro. È un vestito da sera molto elegante, bellissimo, mi piace un sacco come mi sta. L'unico problema è che senza reggiseno non si può mettere se hai una quinta, anche se non sembra, ma la nascondo molto bene con reggiseni sportivi, con magliette larghe, perché ve l'ho sempre detto, non mi piace far mettere in mostra il mio seno, non mi ci vedo, mi dà anche fastidio, mi ingombra, mi pesa veramente, è tanto pesante anche se ho solo una quinta rispetto a chi magari ne ha di più. Questo vestito non ci stanno bene, quindi devo trovare un reggiseno che ci sta bene, magari di pizzo, di un tessuto molto pesante. Secondo me è molto figo, veramente bello, tra tutti quelli che ho visto questo era il più elegante, non troppo eccessivo. Last but not least, questo è un altro negozio che però vende cose solo brand veramente famosi, di marca, conosciuti, tutto quanto. Prima di tutto questi Levi's, io adoravo un sacco i Levi's che aveva la mia mamma. Fa, oh mio Dio, hanno lo stesso taglio, sono identici. Poi li ho messi oggi perché inizio un attimo a smollarli e sono bellissimi, sono jeans veri, fatti benissimo, una forma, cioè non è che hanno una forma, vi fanno una forma bellissima. Se vi capita i 500C andateli a provare perché sono bellissimi. E il fondo è molto lungo finalmente, perché ovviamente quelli che prendevo io erano comunque jeans che vanno adesso, quindi con modalità acqua in casa, ma io sapete sono alta 1,74 e tutti i jeans mi arrivano sopra la caviglia, quasi al ginocchio. E d'inverno, cioè no, mi vibrano le caviglie dal freddo, quindi ho bisogno di queste cose qua lunghe. Altro capo, che non avevo vestiti semi eleganti, comunque eleganti ma nel mio stile, infatti per quello ho preso anche quell'altro di Tally Whale. Questo invece è di Guess ed è un vestito secondo me pauroso, veramente bello. Questa è una retina molto soffice al tatto, quindi non è una classica rete, cioè quel tessuto a rete semplice, liscio, sottile, ma è molto morbida, cioè quando la toccate è morbida, ha sostanza e ci sono tutte questi fiori ricamati, ma è veramente bello. In più c'è questa sottoveste nera con delle spalline trasparenti, è veramente bella, mi piace tantissimo, appena l'ho vista mi è sembrato tipo modern geisha. Col 30% in meno l'ho risparmiato un sacco, costava 129,90. Ultimi due capi che, come vi dicevo, potrò abbinare a magliette che avete visto, più altre idee che ho in mente, che secondo me questi qua sono veramente fighi da utilizzare. Sono loro! Sono praticamente i reggiseni, l'underwear di Calvin Klein. Questi qua sono paurosi, veramente. Non c'erano purtroppo, non c'era la parte di sotto, infatti dovrà arrivare in settimana. Perché sì, dai, almeno questi due con la parte sotto li devo prendere perché stanno da Dio. Immaginatevi questo con una maglietta sopra un po' trasparentata, con i jeans questi qua, con la mutanda che esce un po' fuori. Oddio, cioè modalità Kylie Jenner. Mi piacciono tantissimo, mi stanno bene, infatti è una taglia, questa mi pare che è una L. Se ci fosse una taglia un po' più larga la proverei senza problemi perché mi escono ai lati. Vabbè, comunque questo qua è il grigio e questo qua è quello in nero. Pure questi erano scontati. Ah no, ecco, 42, fate anche qua lo sconto del 30%. Quindi questo era tutto l'haul. Io vi mando veramente un mega immenso bacio, mi siete mancati tanto, spero abbiate passato le feste natalizie bene. Un mega bacione ancora, un grande abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!